è la blue economy, ovvero l'economia del mare a 360 gradi. Come si sposa con il mondo dei motori? Beh, il Salone Nautico di Puglia qui a Bari ovviamente ha coinvolto sia le aziende che gli appassionati della motoring community. Qui vediamo delle Vespe, per esempio, per il Giro dei Tre Mari, che è proprio simbolico, toccheranno i tre mari che vanno intorno alla Puglia e poi arrivano anche al Tirreno. Di qui invece abbiamo il gruppo dei Maggiolini, perché loro partiranno da Trani ed arriveranno a Mola lungo tutta la costa che collega il nord Barese al sud Barese. Sono naturalmente auto d'epoca? Sì, queste sono auto d'epoca e simbolicamente rappresentate dai Maggiolini, e fuori c'è anche un'altra rappresentanza. Poi ovviamente... E di qui che cosa vediamo? Diciamo che in parte qui, se vogliamo dire, c'è la storia italiana, perché il marchio Isotta Fraschini rappresenta un marchio leggendario conosciuto sul territorio nazionale, ma non tutti sanno che adesso l'Isotta Fraschini è prevalentemente presente come produzione qui a Bari, cioè l'unico stabilimento. Voi per il mondo dei motori, l'Isotta Fraschini che cosa fa? Allora, noi ovviamente in questo momento siamo in piena attività per il rilancio del brand nel mondo della power generation, e comunque siamo molto conosciuti all'estero per delle applicazioni prevalentemente militari in questo momento, però stiamo cercando di ampliare, tant'è vero che abbiamo fatto un accordo anche con l'università, con il Politecnico, per vedere di trovare delle nuove soluzioni in un mondo che merita attenzione. Soddisfatto di questa prima edizione a Bari? Beh, ovviamente è venuto anche il nostro amministratore delegato, il dottor Claudio Andrea Gemme, che ha accolto qui tutti i nostri dipendenti, quindi più di questo non potevamo chiedere, perché abbiamo veramente avuto un momento simpatico qui in fiera. Abbiamo brindato agli oltre 50 anni di presenza sul territorio barese. Quindi buona la prima, adesso si punta tutto alla prossima edizione, quella del 2017. Ma come ho detto al dottor Giuseppe Meo, l'organizzatore di questa, inizialmente è considerata un'avventura, ma da quello che vediamo molti espositori sono già pronti a sederci da domani e non aspettare a una settimana prima del salone l'anno prossimo, a mettere in moto la macchina in modo tale che possiamo migliorare ancora.